Cari stresiani, vi aggiorno oggi sulla situazione dei parcheggi. Questo perché dal 20 luglio vi sarà una novità importante per tutti voi, per coloro che abitano le frazioni e per coloro che raggiungono Stresa per lavorare. Dal 20 luglio, appunto, come dicevo, l'amministrazione comunale ha deciso di rendere libero e quindi non più a pagamento il parcheggio interrato del Palazzo dei Congressi. Il parcheggio cioè che si raggiunge tramite via De Martini. Il motivo è presto detto. In primo luogo perché, come voi ben sapete, in estate si ha una difficoltà oggettiva nel trovare il posto auto, soprattutto da parte di coloro che abitano nelle frazioni, da parte dei nostri residenti e da parte anche di coloro che lavorano a Stresa. L'idea pertanto è quella di far sì di decongestionare il centro cittadino, in modo particolare Piazza Capucci, Piazza Mercato, dove spesso sostano auto per tutto il giorno. L'idea quindi è quella di poter spostare questo traffico di auto su altre zone, come appunto la zona del Palacongressi, per lasciare più libere le zone centrali, no, a coloro che devono raggiungere il centro cittadino per le varie commissioni o per i vari servizi. L'altro motivo poi è dovuto ai lavori che stiamo facendo in piazza Possi, lavori che si completeranno nelle prossime settimane e che però avranno una conseguenza immediata, quello che di fatto mezza piazza che oggi si ristruttura verrà chiusa al traffico veicolare, quindi diventerà un'area pedonale e quindi si vuole in un certo senso restituire al centro cittadino quei parcheggi che si vanno a perdere proprio con questa piazza, anzi il parcheggio interrato del Palacongressi in realtà più del doppio rispetto ai posti che andiamo a perdere in piazza Possi. L'idea che sta alla base, un'idea più ampia, nasce dalla consapevolezza che una città turistica come Stresa deve indubbiamente allargare il suo centro pedonale, perché in questa direzione vanno tutte le località turistiche più importanti. Sempre con lo scopo di favorire pertanto i nostri residenti e anche coloro che lavorano a Stresa, abbiamo previsto anche un'altra possibilità, sempre sul parcheggio del Palacongressi, che come dicevo, quindi diventerà libero nella parte sottostante, nelle ore diurne, ma la parte invece sovrastante rimarrà comunque a pagamento per favorire appunto la mobilità proprio intorno al Palazzo dei Congressi. Dicevo, per favorire appunto i nostri residenti e comunque coloro che lavorano, prevediamo anche un pagamento forfettario, un abbonamento forfettario di 150 euro l'anno che darà diritto per tutto l'anno a parcheggiare liberamente nella piattaforma sopra, che come dicevo rimane a pagamento, ma darà diritto anche a parcheggiare nelle ore notturne nella piattaforma inferiore, nella piattaforma pertanto sotterranea. Questo pensiamo possa essere anche un bel servizio non solo quindi a coloro che, come dicevo prima, lavorano a Stresa, ma anche a coloro che abitano nella nostra cittadina, ai residenti che sono nella zona del Palacongressi e che lamentano la necessità di avere un posto auto anche sicuro per tutto l'anno.